È partita dalle violenze e dalle vessazioni subite da alcuni giovani assuntori di sostanze stupefacenti, picchiati e minacciati perché non in grado di onorare i loro debiti, l'indagine dei carabinieri della compagnia di Catanzaro che ha portato all'arresto di 4 giovani, accusati di aver messo in piedi un'organizzazione dedita allo spaccio di marijuana ed hashish. Gli arrestati sono Domenico Canino, di 24 anni, con precedenti specifici, ritenuto il capo e finito in carcere, Matteo Raffaele, Pietro Barberio e Raffaele Canino, tutti di 24 anni, posti ai domiciliari. I provvedimenti emessi dall'ufficio GIP GUP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura sono stati eseguiti dai militari con il supporto di una squadra di cani antidroga del nucleo cinofili di Vibo Valentia. Pugni, schiaffi, estorsioni e minacce di morte, ritorsioni violente, appostamenti vicino alle abitazioni. Era questo, secondo quanto emerso dalle indagini, il sistema attuato dal gruppo nei confronti dei giovani, alcuni dei quali minorenni, che dopo aver ottenuto le dosi di marijuana ed hashish a credito non riuscivano a saldare i conti. Alcune delle vittime, molte delle quali appartenenti alla Catanzaro Bene, per pagare si sono viste costrette a sottrarre fraudolentemente ai genitori monili d'oro, da cambiare in denaro ai compraoro o il bancomat per prelevare il denaro da dare poi ai pusher. Altri addirittura si erano messi al servizio del gruppo, trasformandosi a loro volta in spacciatori per la vendita dello stupefacente fino all'estinzione del debito. In altri casi le minacce erano giunte anche ai genitori dei ragazzi, costretti a versare anche somme per diverse migliaia di euro.